in compagnia del dottor Michele Inguglia, psichiatra nonché ex giocatore del Palermo, quindi una presenza immancabile in una manifestazione come Cacciapensieri. Sì, ringraziamo soprattutto la partecipazione di squadre come quella dei medici, dei politici e dei giornalisti sportivi, nonché dei magistrati che negli anni passati sono sempre stati con noi e quest'anno per motivi tecnici non ci sono, ma hanno rinnovato l'impegno per l'anno successivo. Il ringraziamento va a tutti perché lo scopo, oltre a quello di permettere ai nostri pazienti di avere uno spazio ludico e riabilitativo, è anche quello di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica verificando le potenzialità dei nostri ragazzi. Grazie.